Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo ad occuparci di quanto accaduto a Pescara con gli episodi di omofobia. Il Partito Democratico infatti è tornato sul luogo delle aggressioni omofobe e razziste degli ultimi giorni, puntando il dito contro i consiglieri che hanno votato contro la mozione per combattere l'omofobia presentata dal centro-sinistra all'interno del Consiglio comunale. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Occorre individuare anche le responsabilità politiche. Questa è la posizione del PD, i cui consiglieri comunali sono tornati alla nave di Cascella, dove la scorsa settimana sono stati aggrediti due ragazzi che si tenevano per mano e poi due filippini con insulti razzisti. È un luogo simbolo, purtroppo, perché è finito sulle cronache nazionali a causa delle aggressioni di matrice omofoba e razzista che si sono verificate nella nostra città, e noi oggi abbiamo reputato opportuno riunirci qui per rendere conto alla città di quello che sta succedendo. Polemiche nei giorni scorsi che hanno portato il nome di Pescara anche sulle testate nazionali. Tutto perché il Consiglio Comunale ha bocciato la proposta di costituire il comune parte civile contro il pestaggio omofobo e di sostenere la lotta alle discriminazioni. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che aveva invitato maggioranza e opposizione a una sintesi, ha dichiarato che procederà comunque contro gli aggressori. Masci ha annunciato di costituirsi comunque parte civile, ma è di fatto stato sfiduciato dalla sua maggioranza, che ha votato contro l'ordine del giorno che chiedeva la stessa identica cosa. È un comportamento gravissimo che ci ha fatto andare alla ribalta negativamente la cronaca nazionale, facendo apparire Pescara come una città inospitale, chiusa e omofoba, quando in realtà Pescara è una città aperta, è una città solidale, lo è sempre stata e lo dimostra la prova del fatto che tanti ragazzi abbiano aiutato la coppia aggredita durante la rissa. Benché il sindaco parli di casi isolati, il PD racconti una città aperta e accogliente, sono stati diversi. A Pescara i casi di aggressioni, insulti e pestaggi di stampo razzista e omofobo. Solo pochi giorni prima, infatti, due ragazze erano state cacciate dal custode di un parco pubblico perché avevano osato abbracciarsi. È necessario diffondere una cultura dell'accoglienza, della tolleranza e soprattutto delle differenze, della valorizzazione delle differenze. Un discorso culturale che un'amministrazione comunale dovrebbe portare avanti a prescindere dalle idee politiche dei propri capi partito, Salvini e Meloni, che diffondono odio sui social e ovunque da ormai anni. Andiamo avanti. 5 informazioni di garanzia per reati fiscali e fallimentari e beni sequestrati per 8.700.000 euro in via preventiva. È il risultato dell'operazione Sweet Dark condotta dai finanzieri di Pescara a seguito di indagini su una ditta fallita nel 2019. Maxi sequestro preventivo da parte dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara. Oltre 8 milioni e 700 mila euro con sigilli a 10 fabbricati, 2 terreni, un opificio industriale, una cassetta di sicurezza e 15 conti correnti bancari, tutti riconducibili ad una società già fallita nell'anno scorso. Secondo le Fiamme Gialle sono stati manomessi i bilanci e la documentazione della società attraverso l'eliminazione di poste contabili creditorie, sottovalutando gli elementi attivi e sopravvalutando invece quelli passivi, il tutto con la complicità di un commercialista di fiducia. La falsa rappresentazione dei dati contabili, infatti, è stata asseverata nella fase di redazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, presentata in ben 5 occasioni, mai con esito favorevole e sempre con finalità meramente dilatorie. Dalle indagini è emerso che alla società, già da tempo in cronico stato di insolvenza, è subentrata una Newco, riconducibile al medesimo gruppo familiare, a cui è stata effettuata una cessione nell'ambito del concordato di un ramo d'azienda produttivo della società fallita per oltre 2 milioni di euro, contro il valore stimato pari a 6,2 milioni. Operazione questa che ha svuotato le casse già in rosso della società cedente. L'esito degli accertamenti ha fatto emergere una complessiva esposizione debitoria di circa 26 milioni di euro, di cui circa 15 milioni per debiti tributari. Sono state notificate 5 informazioni di garanzia per reati fiscali e fallimentari nei confronti degli amministratori pro tempore della società fallita e di un professionista.
Andiamo avanti con la cronaca. La polizia ha arrestato due persone napoletane che sono state accusate del furto di due Rolex. Le forze dell'ordine non escludono che possano essere i responsabili di altri reati analoghi. Vediamo. Acciuffata la banda dei Rolex, ne è convinta la polizia che ha arrestato due uomini di origine napoletana. I due avrebbero sottratto gli orologi dal valore di diverse migliaia di euro a una commercialista impegnata a fare jogging sulla riviera e a un noto imprenditore nei pressi della sua abitazione. Avvicinavano le loro vittime dopo averle seguite durante il percorso quotidiano e poi con la forza le strattonavano, le scaramantavano a terra e si impossessavano dei preziosi orologi che portavano al polso. Le forze dell'ordine, studiando i tabulati telefonici, le immagini delle telecamere e le testimonianze, avevano dei sospetti su uno dei napoletani. Sono così riusciti a intercettarli durante quel che sarebbe il tentativo di una rapina alle poste. Noi avevamo un'idea già da prima, tant'è che stavamo seguendo questo soggetto e poi successivamente ha tentato la rapina all'ufficio postale, tant'è che questa mattina l'abbiamo preso che era ai domiciliari per quel tentativo di rapina, ma in realtà noi eravamo su di lui già all'indomani della rapina all'imprenditore pescarese. Solo uno degli arrestati è residente in Abruzzo, a Francavilla al Mare, per cui gli investigatori ritengono che i complici arrivassero nella nostra regione appositamente per il furto, per poi tornare a rivendere la merce in Campania. L'uomo stanziato sul territorio sceglieva la vittima prima di chiamare i complici, un modus operandi, spiegano i poliziotti, tipico dei napoletani. È probabile che la persona residente in Abruzzo facesse un po' da punto logistico e quindi fosse il veicolo delle informazioni per i suoi concittadini che, e ce lo dimostra poi il tracciato dei tabulati telefonici, che venivano per colpire e tornavano a Napoli dopo aver colpito. Stiamo lavorando anche sul possibile coinvolgimento di queste persone su altri analoghi episodi che si sono consumati in territorio chietino. E adesso apriamo la nostra finestra all'esterno, andiamo al porto Marina di Pescara, dove c'è Paolo Renzetti in compagnia di un ospite. Parliamo, Paolo, dei dati della balneabilità del nostro mare. Linea a te, buon pomeriggio al tuo ospite. Buon pomeriggio che vi giunge dal porto turistico Marina di Pescara. Sì, oggi parleremo di mare, dei dati freschi, freschissimi dell'Arta Abruzzo, e lo facciamo con la massima autorità dell'Arta, ovvero il direttore generale Maurizio Dionisio. Buongiorno direttore, grazie per aver accolto il nostro invito. Abbiamo alle nostre spalle, direttore, la motonave Ermione, con cui voi portate avanti, direi in maniera egregia, il vostro lavoro, ma io vorrei iniziare proprio dalla sua nomina fresca di direttore generale dell'Arta da meno di due mesi, dunque per lei una nuova, importante e prestigiosa avventura, la possiamo chiamare così? Sì, una nuova e prestigiosa avventura che fa seguito ad un'esperienza già vissuta qualche anno addietro, quindi in realtà un ritorno in una agenzia importantissima di questa regione che già conoscevo e che quindi mi appresto a dirigere con la massima efficienza per garantire al territorio abruzzese i migliori risultati. Direttore, sono arrivati da pochi giorni i dati delle rilevazioni fatte dall'Arta lungo tutta la costa abruzzese. Mai come questa volta possiamo dire che il mare della nostra regione è così pulito e così blu. Sì, vede 120 punti di prelievo, 35 dipendenti dell'Arta che si occupano della balneazione per un'opera coordinata e fortemente condivisa con l'assessore all'ambiente nonché vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente. Queste sono le forze messe in campo da Arta Abruzzo per garantire un monitoraggio continuo delle acque di balneazione della Regione Abruzzo. I risultati sono soddisfacenti anche in ragione dell'interruzione delle filiere produttive durante il periodo della pandemia. Ecco, lei un po' anticipato quella che voleva essere la mia prossima domanda. La ragione di un mare così pulito, e ci mancherebbe altro, è una bella notizia, deriva anche dal lockdown, dal fatto che per diversi mesi non si è lavorato, le aziende, le imprese, le industrie della nostra regione non hanno lavorato, e questo ha favorito comunque una maggiore pulizia delle acque. È vero, questo è un processo che tecnicamente si chiama un processo di chiarificazione delle acque, ma la finalità di un ente di controllo
controllo come l'Art Abruzzo è quello di avere un mare monitorato e pulito anche in presenza di attività antropiche, perché non possiamo pensare che il nostro ambiente sia sano e pulito a discapito delle attività che garantiscono benessere e pace sociale agli uomini. Quindi attività produttive sì, ma sotto il controllo rigido di un ente come l'Art Abruzzo. Siamo ormai quasi nel pieno della stagione turistica, della stagione balneare nella nostra regione. Direttore, possiamo dire che questa è la cartolina migliore per quanto riguarda proprio la stagione turistica? È vero che ci sarà quest'anno, per causa di forza maggiore, un turismo di prossimità, però chi verrà in Abruzzo troverà un mare pulito. Chi verrà in Abruzzo troverà un mare pulito, e tra l'altro con una possibilità ulteriore sul sito istituzionale dell'Art Abruzzo, nel link, nell'area dedicata appunto al controllo delle acque di balneazione, le famiglie potranno verificare il giorno prima di andare al mare o il giorno stesso, indicando addirittura il loro stabilimento balneare, come sarà la qualità delle loro acque. Mi pare un grande passo in avanti per i turisti, per gli abruzzesi e soprattutto per la nostra qualità ambientale. Linea a te, Alfredo, per qualche altra domanda con il direttore che è a nostra disposizione, poi andremo ovviamente a chiudere qui dal Marina di Pescara. Te la linea. Sì, volevo chiedere al direttore in che modo vengono effettuate le analisi e a distanza di quanto tempo poi vengono ripetute, anche per capire insomma come poi leggendo i dati si evolverà la stagione turistica e si evolveranno le analisi che portate avanti. Direttore, ho sentito solo parte della domanda, ma immagino quale ne sia il contenuto. Abbiamo delle attività rutinarie che quindi prevedono periodicamente dei punti di prelievo e sono previsti dalla legge, sono previsti dagli accordi con la Regione Abruzzo. Successivamente questo non toglie che l'ARTA possa effettuare anche delle analisi suppletive laddove ci fosse bisogno, laddove si fosse verificata una sforatura dei due parametri essenziali e che quindi nasca l'esigenza di individuare se quel superamento dei limiti è solo dovuto a fattori contingenti o in realtà sia conseguenza di un fenomeno più ampio. Altra domanda che le faccio, nei mesi scorsi, negli anni passati, ma tuttora adesso, si parla della depurazione delle acque che poi finiscono tramite i fiumi in mare. Anche su questo fronte immagino che voi siate impegnati con i controlli e tutti noi ci auguriamo che con il passare degli anni vengano fatti gli investimenti necessari a che i depuratori funzionino in maniera corretta. Sì, è un tema caldo, al di là dell'aspetto climatico di oggi, è un tema caldo quello dei fiumi. Se lei pensa che l'Iri, un importante fiume della regione Abruzzo, è interessato da fenomeni, vengono avvistate schiume e altri inquinanti, e di continuo l'ARTA opera per verificare sia a monte che a valle dell'asta fluviale il perché di queste presenze inquinanti. È ovvio che il controllo deve essere esteso anche a quelle attività produttive che effettuano lo scarico, e lo devono fare conformemente alla norma e con apparati che siano il più possibile all'avanguardia. Ultima domanda da parte mia che le faccio, cambiando un attimo argomento, non parliamo più di mare, sì, ma sempre di acqua purtroppo. Le volevo fare una domanda su quello che sta accadendo in questi mesi e in queste ultime settimane per la vicenda di Bussi. Voi avete lavorato tanto sotto il profilo, come ARTA, sotto il profilo delle analisi lì a Bussi. È chiaro che credo che anche il monitoraggio prosegua da parte vostra, perché purtroppo lì le sostanze inquinanti, ahimè, sono ancora presenti. Abbiamo un responsabile soltanto sulla questione Bussi, un chimico, abbiamo del personale del distretto di Chieti che si occupa quasi esclusivamente solo di Bussi. Noi condividiamo la posizione assunta dal presidente Marsilio e conseguentemente riteniamo da rigettare la revoca del finanziamento che era stato apprestato alla Regione Abruzzo per le attività di bonifica. Ricordo che questa revoca è stata disposta dal Ministro dell'Ambiente e ancora oggi noi non ci riusciamo a capacitare di questo stop ad una importante opera di bonificazione di un sito industriale pesantemente contaminato. Paolo, per la chiusura del collegamento.
Sì, per chiudere qui dal Marina di Pescara, una curiosità, direttore, poi l'ultima domanda. Alle nostre spalle vediamo una draga, perché lo possiamo dire, perché i lavori si stanno tenendo anche in questo preciso istante durante il nostro collegamento, è in atto il dragaggio qui della zona antistante il Marina di Pescara. Sì, e tra l'altro i fanghi, i sedimenti sono anche questi oggetto del nostro interesse analitico. Noi abbiamo tra l'altro la motonave Ermione, che è un'eccellenza tra le varie agenzie, perché è talmente unico questo natante che è stato anche oggetto di condivisione con l'ARPA Molise prima e con l'ARPA Marche, perché i nostri colleghi che si occupano di protezione ambientale nelle altre regioni ci chiedono questo mezzo altamente specializzato anche per le batimetrie e altre attività di supporto al mare. E proprio su questo argomento, proprio per chiudere, direttore, voi siete rientrati poche ore fa dal Molise, dove avete collaborato con l'ARPA Molise, dunque con la Regione Molise, per un'importante operazione ambientale lungo il tratto di costa della regione. Esatto, il direttore generale dell'ARPA Molise ha condiviso con me uno schema di convenzione ed è partita la motonave con i suoi tecnici, il capitano, il comandante e altro personale specializzato per supporto anche al Molise, e questo è il motivo per noi di grande soddisfazione. Bene, dunque anche con questa notizia che riguarda la collaborazione dell'ARTA Abruzzo con l'ARPA Molise per le rilevazioni in mare lungo il tratto di costa molisano, possiamo chiudere questo collegamento in diretta dal porto turistico Marina di Pescara. Grazie ancora al direttore generale dell'ARTA Abruzzo Maurizio Di Dionisio per la disponibilità, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica, linea che può tornare allo studio. Grazie, allora proseguiamo il nostro telegiornale e ci occupiamo adesso di finanziamenti alle imprese. Si chiama Free Start, il progetto di Regione Abruzzo e Fira per dare liquidità alle imprese, 3 milioni di euro a disposizione di quelle di nuova costituzione nella nostra regione. Vediamo. Ma questo progetto rappresenta un passaggio molto innovativo rispetto diciamo alle misure più tradizionali di finanza agevolata. Un intervento importante della mano pubblica in un momento in cui l'accesso al credito è molto complesso, che determina quindi un interessamento diretto da parte della Regione per il tramite della finanziaria regionale al finanziamento delle imprese neocostituite. Facciamo riferimento alle imprese con meno di 48 mesi di vita o alle imprese costituite proprio in questi giorni, quindi in prossimità della presentazione della domanda, che potranno quindi beneficiare di un finanziamento che andrà a coprire la totalità dell'investimento, quindi non è richiesto il cofinanziamento da parte del soggetto preponente l'investimento, e questo 100% sarà così composto, l'80% a tasso zero da restituire in 5 anni, massimo 72 mesi, con un periodo di preammortamento di 12 mesi, e un 20% a fondo perduto. Estremamente importante sottolineare il fatto che questa misura va a finanziare anche il circolante, cioè non solo l'investimento, non solo quindi l'acquisto di beni, attrezzature o cose di questo tipo, ma anche la mera liquidità, finalizzata quindi all'acquisto di merci, finalizzata quindi al pagamento di locazioni, finalizzata al pagamento dei fornitori in genere ed anche alla mera e più semplice liquidità. È una strategia importante, sono risorse di oltre 3 milioni, ma siccome a settembre potremo avere l'anticipo sulla programmazione 2021-2027, contiamo di portare questo investimento a oltre 9 milioni di euro. Credo che sia una iniezione di fiducia e soprattutto di liquidità che viene messa a disposizione del tessuto imprenditoriale. Ci vuole un investimento dimostrabile che superi i 50.000 euro, si ha la possibilità di avere l'80% a tasso agevolato, a tasso zero, il 20% a fondo perduto. Quindi credo che sia una iniezione importante per quelle aziende che credono nel proprio sviluppo. L'ADSU di Teramo ha concesso in comodato d'uso gratuito alla Caritas diocesana tutti gli arredi della mensa del campus universitario di Colle Parco, una città dove c'è tanta carità silenziosa, ha detto il vescovo di Teramo, Monsignor Lorenzo Leuzzi. Ascoltiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli.
Teramo è una città generosa verso chi ha bisogno. Nel recente difficile periodo c'è stata e continua ad esserci tanta carità silenziosa. Sono queste le parole del vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi, a commento della donazione di arredi fatta dall'azienda per il diritto allo studio teramano alla Caritas diocesana. L'AZU di Teramo infatti rinnoverà, causa distanziamento Covid, l'intero arredamento della mensa universitaria di Colle Parco e quello attuale sarà destinato a 4 strutture per bisognosi gestite appunto dalla Caritas. Come rinnoverete la mensa centrale del campus? Cambiamo l'arredamento, sono 80 tavoli nuovi e 400 posti, attualmente sono 64 tavoli e 256 posti, quindi aumentiamo la disponibilità a sedere, miglioriamo l'accessibilità, ma ancora di più con un sistema informatico, un sistema di QR code generato con il pagamento, l'accesso alla mensa sarà controllato e quindi si eviteranno di fare le file. Lo studente avrà un segnale sul telefonino, sul QR code che registra, generato e pagato, e dove gli sarà informato su quanta fila c'è e quando c'è da attendere per andare a mangiare, quindi per evitare questo le file alla mensa. La firma del comodato d'uso gratuito tra l'AZU e la Caritas di Teramo per gli arredi da mensa cade tra l'altro in una giornata particolarmente significativa per tutti i teramani, la festa della Madonna delle Grazie, una festa di carità. Ci tengo a dire che la carità va fatta in silenzio. Don Igor, che come sappiamo ci ha lasciato, condivideva pienamente questo messaggio, la carità va fatta in silenzio. E io ho dovuto rispondere a molte realtà istituzionali, ma anche i privati che hanno donato molto alla Caritas per venire in aiuto non solo per la mensa ma anche per bisogni personali, e certamente questo dono di strutture che possono servire per le realtà nelle quali la Caritas presta il proprio servizio sono una grande occasione, per un segno che va al di là del gesto in quanto tale, perché c'è una diffusa condivisione. Io credo che noi dobbiamo lavorare molto per incoraggiare questo mondo sommerso, silenzioso, che di fatto si prende a cuore, così come ho ascoltato anche tanti imprenditori che sono preoccupati, che si sono impegnati a trovare anche soluzioni per non licenziare. Questi sono piccoli segni di una comunità che non è quella che appare. Oggi incontro in regione a Pescara sul futuro delle Naiadi. L'assessore Liris ha assicurato che si andrà oltre la proroga del 31 luglio e si lavorerà anzi per un nuovo project financing che tenga conto delle prescrizioni anti-Covid. Vediamo il servizio. Ma la preoccupazione diciamo che è fondata rispetto alla scadenza naturale del contratto, che sarebbe quella del 31 luglio. Come messo già in evidenza, il 31 luglio non sarà la data di scadenza per ovvi motivi, non fosse altro per i 3 mesi che è stata chiusa, che sono stati chiusi gli impianti sportivi delle Naiadi. È un falso problema quello del 31 luglio. Sono stati interpretati in maniera incredibile il fatto che io abbia detto 3 mesi. 3 mesi sono quelli di chiusura dell'impianto, pertanto quei 3 mesi sono obbligatoriamente da recuperare, ma non significa che è 3 mesi la proroga, non significa che abbiamo dato per scontato che siano 3 mesi di proroga, abbiamo dato per scontato che 3 mesi saranno importanti per decidere il futuro delle Naiadi e che bisognerà scegliere tra varie opzioni, quella della proroga oppure quella di un nuovo bando. Certamente quella del nuovo bando mi sembrerebbe in questo momento la più difficile da perseguire. Seguire come ipotesi, nell'attesa di una definizione del project che ad oggi non è più attuale alla luce delle misure restrittive contenimento dell'emergenza coronavirus, pertanto stiamo rivalutando il project così come i proponenti lo hanno riconfezionato, di fatto stiamo parlando quasi di un nuovo project da valutare, lo valuterà la commissione tecnica, lo valuterà il RUP che è sempre lo stesso, l'ingegner
Pagliaro. Pertanto io andrò avanti su questa strada, che è quella della valorizzazione delle naiadi, della non chiusura delle naiadi. Quindi non è quello che dirò anche ai sindacati, è quello che dirò alle parti politiche, è quello che dirò a tutti coloro che evidentemente non sanno cosa si è fatto nell'ultimo anno per quanto riguarda le naiadi, per intanto consentire una apertura delle naiadi, la riapertura delle naiadi e riconsegnarla alla città Pescara e all'Abruzzo, e poi quello che si sta facendo perché rimanga aperta. E questo servizio ci introduce alla pagina dello sport. Parliamo di calcio di Serie B. Domani sera alle 21, partita di particolare importanza per il Pescara a Cremona. Chiaramente potrete seguire tutto nel corso di Diretta Stadio, che inizierà una mezz'ora prima del calcio d'inizio. Bettella e Masciangelo tornano dalla squalifica e saranno entrambi titolari. Importanti novità in avanti: Clemenza potrebbe soffiare una maglia da titolare a Galano e fare coppia con Maniero. Direzione di gara affidata a Maggioni di Lecco. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Una bella fetta di salvezza e di possibilità di non soffrire nelle ultime giornate passa dal match di domani sera allo Zini contro la Cremonese, distante 5 punti e dentro la zona play-out. Per il Pescara è dunque una gara di particolare importanza, come riconosce il tecnico Nicola Legrottaglie, il quale auspica che la squadra possa ripetere, per attenzione, la prestazione fatta con l'Empoli. Domani abbiamo una partita tosta, difficile, sotto l'aspetto mentale ma anche fisico. Per loro è una squadra molto fisica, guerriera, la metteranno anche su quel piano lì, e noi dobbiamo essere bravi a ribattere colpo su colpo e soprattutto a sfruttare quello che pensiamo possa darci dei vantaggi. È una partita che smuoverà un po' gli equilibri, ma anche per loro. Se poi loro ovviamente rimangono lì, sono sempre di meno le partite a disposizione per potersi salvare per loro. Quindi dobbiamo essere molto intelligenti, come abbiamo fatto con l'Empoli, astuti, no? Un'altra gara decisiva, più che per la salvezza, più per noi, io dico sempre per il Pescara, perché noi dobbiamo raggiungere quella serenità, quella tranquillità che poi ci permetterà di sviluppare meglio le nostre idee, le nostre... Quando sei più libero di testa, un po' come nella vita, quando sei più libero le cose le fai meglio. Alle assenze dei Lungo, De Genti e di Bocic si aggiunge quella di Bruno. Legrottaglie confermerà il 4-4-2 con Bettella e Scognamiglio al centro della difesa, asse di destra con Balzano e Zappa, a sinistra sicuro Masciangelo, probabilmente in azione davanti a Crecco, Memushai al fianco di Castanos, davanti la novità sarà Clemenza con Maniero. Galano per la prima volta può iniziare dalla panchina per essere decisivo nella ripresa. Anche Galano potrebbe essere utile in corsa, perché Galano deve giocare sempre dal primo minuto, o Clemenza deve giocare sempre, cioè non mi faccio di questi problemi. Io credo che Galano potrà essere anche fondamentale per il Pescara a partita in corso, in un torneo dove devi gestire situazioni, devi gestire la stanchezza, il caldo e tante cose. Per me Galano potrebbe anche essere uno che a partite in corso ti può spaccare. Galano è uno di quelli che ha fatto 3 partite intere, ieri ha avuto anche un po' di stanchezza in più rispetto agli altri, quindi devo saperlo gestire anche lì, è troppo fondamentale per noi. Palla loro potrebbero farti tutte e due le cose durante l'arco della partita. I 90 minuti ti capiteranno per forza di cose le due situazioni, o che ti vengano a prendere alto o che ti aspettano, e quindi noi dovremmo essere bravi, intelligenti e lavorare bene sui principi di quando abbiamo la palla, e quindi l'importanza nel non regalarla, ma essere molto semplici e non dare loro sfogo di poter fare quello che sanno fare bene, cioè riprenderti il campo in transizione. Il difensore laterale del Teramo, Tommaso Cancellotti, giudica in maniera positiva la stagione appena conclusa, sia dal punto di vista individuale che di squadra. Resta però il rammarico per non essere riusciti ad espugnare il Ceravolo di Catanzaro, avanzando così al turno successivo dei play-off. Ascoltiamolo.
usciamo da questi playoff insomma dopo aver fatto una buona partita e dopo averci creduto. Penso che abbiamo dimostrato in campo di averci creduto fino alla fine, anche quando eravamo in 10 non ci siamo abbassati, abbiamo continuato a giocare e abbiamo cercato di imporre il nostro gioco. E comunque davanti avevamo una squadra organizzata e sapevamo di incontrare una squadra forte, ma questo non ci ha, diciamo, spaventati, e siamo venuti qua per giocarci il passaggio, il turno, anche se avevamo un solo risultato e purtroppo è andato a finire così, avendo avuto anche delle buone occasioni, quindi un po' di rammarico c'è. Adesso che si può commentare, insomma, la stagione che purtroppo è terminata, che giudizio dai? Sia a livello personale che di squadra. Ah, do un giudizio molto positivo ad entrambe, dato che comunque Teramo è un progetto ambizioso e quando ci sono delle ambizioni grandi serve del tempo. Credo che essere riuscita ad arrivare ai playoff sia comunque sia un traguardo un punto di partenza da cui partire, e sicuramente questa di oggi, affrontando il Catanzaro fuori casa così, è un punto importante di partenza per dare seguito a questo progetto. Sono le 14:31 e 14 secondi, finisce qui l'edizione, la prima edizione del TG6 che torna alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito, online ci sono i nostri servizi su YouTube e sul sito tv6.it. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.